Ok, se tutto funziona. Ok. Ci siamo? Sì. Ci siamo? Ok. Ci siamo. Molto bene. Oggi è venerdì, che è 19 giugno, bravo. Sono preparato. Portato uno forte oggi. Venerdì 19 giugno 2009, sesta puntata di Orzo, uno dei programmi veramente più di nicchia, ma al tempo stesso più pop, anche forse l'uno. E del momento anche un po' indie, anche che tutti gli altri programmi adesso chiudono, vanno tutti in vacanza, e noi invece no, contro tendenza apriamo d'estate. Sesta puntata, siamo negli studi di Excite, se vedete il logo, se vedete mezzo, però vediamo la tazza, ecco qua la tazza di Excite, che regaleremo anche questa a Trofimo, ma invece la tazza regaleremo il preservativo by night, ecco qua, preservativo by night, uno dei canali di punta, ma che dico di punta, di traino di Excite. Stasera facciamo questo messaggio promozionale, mi dici com'è, che c'è stasera la festa in piscina? Sì, di by night, il terzo party che facciamo, abbiamo fatti due a Roma e questo è il primo che facciamo a Milano, è un party particolare perché è in piscina, quindi... Non so se sentite la voce di Marilena, comunque stasera ci sarà la terza festa di by night, signorine e signorini, umidi, umettati a bordo, sì, piscina, costume, uno spettacolo che neanche a Villa Certosa nei giorni migliori, tutto patrocinato, sponsorizzato da Excite, perché non è che qua, insomma, no, cioè, se questa è la tendenza noi ci si adegua. Ospite della trasmissione, niente meno che un giornalista, e fin qua, vabbè, cominciamo con gli insulti. Che giornalista sarà lei? Alessandro Trofimo, un giovane giornalista. Giornalista del Corriere della Sera. Oh, confermo. Confermi. E fin qua. Allora, Sandro Trofimo normalmente si occupa di. Normalmente mi occupo di politica. Così. Che vuol dire tutto, no? Cioè, poi nello specifico sono occupato a lungo di Lega, adesso sono passato dall'altra parte, forse, in parte, e mi occupo più che altro di PD. DVD. E come mai questa. Cioè, chi te l'hanno chiesto? No, è successo che c'è stato un trasferimento Milano-Roma, quindi sono stato a lungo a Milano. Ah, vedi, sono a Milano. Vedi quante cose. Una scelta di vita. Ho percorso le valli bergamasche, il Varesotto. E ti occupavi di Lega, quindi tu sei stato uno dei primi che ha potuto verificare, no, in tempo reale, l'ascesa. Ci ho persino scritto un libro, vedi, facciamo pubblicità al mio vedi, libro. Vedi, ma scherzi, questo è un marchettificio totale, per cui io non sapevo, poi ovviamente... Hai scritto un libro sulla Lega. Razza Padana. Razza Padana, con l'esimio collega Adalberto Signore. Abbiamo scritto questo libro per Rizzoli, è uscito a settembre, un libro veramente bello. Mi sento riconsigliato. Ma guarda, non è dubitabile. Capisco che il tuo consiglio sia assolutamente disinteressato, ma Razza Padana, è quando uscita, hai detto, scusami, a settembre. Sì, quindi sei arrivato fino alle ultime conquiste padane. Sì, siamo partiti dopo le elezioni. In realtà io lo scrivo già da prima, però la lungimiranza della casa editrice ha detto: ma no, tutto il libro sulla Lega, adesso non ci pare il caso, ma aspettiamo. Questo movimento così un po' marginale. Poi sono state le elezioni, la Lega ha raddoppiato i voti e hanno detto: ma non è che ci scrivi questo libro in un paio di giorni? Ecco. E allora noi in un paio di giorni, ma insomma qualche mese alla fine. E questo libro ha venduto? Ha venduto, sì. Perché scrivere i libri conviene, chi è qua? Giacomo Mason, vedi come sono forti, subito il link a IBS, ammazza. Razza Padana, adesso io ci clicchierei per vedere pure le recensioni, perché magari hanno scritto... Non ci sono. Non siete gli utenti, non ci stanno le recensioni, tipo Anobi, non lo so. Te mettono le stellette? L'ho visto, non ho controllato. E ma fai male? Mi sono distratto un attimo. E fai male perché l'autore controlla sempre il suo libro, quante stellette prende. Se conosce quello che ha messo le stellette, lo cazza e gli dice: mi hai messo solo due stellette. Anzi, se le mette da solo, succede. Sì. Comunque, Razza Padana adesso della Lega si occupa del PD, ma noi adesso non parliamo del PD, o meglio, parleremo poi pure del PD. Ma parliamo del fatto che Corriere della Sera finalmente, no? Io dico da lettore, cioè non ho, uno dice: ah, è Repubblica, è il partito di sinistra, il concerto di sinistra, è Franceschini che fa quello che gli dice a zio Mauro, no? E Corriere della Sera zitto dalla parte De Bortoli, poi tutti De Bortoli, tutti a dire: ma tu non fai di lui. De Bortoli, ah, De Bortoli non fa domande cattive, la sta lì a fare, no? Io già mi dissocio. No, io ti dico quello che si dice, no? Che è così, Dice: ammazza De Bortoli, c'ha lì Berlusconi con Noemi, lo può sdrenare tutte le parti, invece no, perché De Bortoli è un signore, quelli più, insomma, diciamo, quelli più signori dicono questo, gli altri dicono altro.
Poi invece quella della sera ha piazzato un paio di colpetti, io mi ricordo la lettera di Gino Flaminio, al di là vabbè di Veronica, il capitolo Veronica, che poi insomma a volte sia comunque. La lettera di Gino Flaminio, quella tutta sgrammaticata che avete pubblicato apposta, perché avete pubblicato quella lettera tutta sgrammaticata? L'ha scritta lui, no? Rispettiamo il linguaggio e l'intenzione di chi le scrive, perché bisogna cambiarla. Ecco. Dove lui dice che è quella dove dice mi hanno detto di tutto, camorrista, mafioso, leader di sinistra, che era la più infame, era la più infame. Poi un'intervista a Gino Flaminio fatta da lui, capito? Cioè a me sta cosa che lui ha visto Gino Flaminio in questo momento mi riempie carne e ossa, proprio, che cioè lui ha avuto Gino Flaminio davanti, capito? Adesso è. E finalmente, altro ieri, insomma, guarda, questi giorni, è scoppiato questo scandalo barese di soldi del mignotte, insomma, appunto, che sta insomma dando la botta, scritto da Fiorenza Sarzanini. Bravo, diciamo nome e cognome. Allora, facciamo, di che vogliamo parlare? Di Gino Flaminio o di Patrizia? O di Patrizia, come si chiama Patrizia? Patrizia D'Addario. Patrizia D'Addario. Allora, Daddi. Allora, mi dici per quale motivo, andiamo all'attualità più stringente, allora mi dici per quale motivo il Corriere della Sera un po' fino ad oggi un po' annicchiato. Io ho avuto qua ospite la seconda puntata da Milano, l'Espresso, al quale ho chiesto, ma perché se c'è una notizia su questa vicenda la scrive Repubblica, il Corriere della Sera fa finta che non esista, e viceversa, poi quando il Corriere della Sera ha la lettera di Gino Flaminio, Repubblica fa finta che quella lettera non esista, alla fine la notizia è sempre la stessa, ma dovrebbe esserci una sinergia. Dovrebbe. Però, in realtà, no, sì. Però la cosa, l'accusa era rivolta a tutte e due, era un atteggiamento simile. Fa parte un po' diciamo tradizione da una parte e in senso negativo del malcostume dei quotidiani, per cui si fanno ovviamente la concorrenza è spietata, perché quando uno pubblica una cosa bella, l'altro quotidiano un po' rosica, come dite voi a Roma, e quindi fa finta di niente, tiene sotto traccia e cerca di trovare altre cose, quindi di non far notare il buco, come si chiama tecnicamente in gergo. Questo è stato sembra un buco più grosso, perché se uno ha una notizia così grossa che l'altro non ne parli, fai la parte del TG1, poi magari ne parleremo, che finge che non ci sia tutta la notizia. No, ma nello specifico io sono testimone proprio oculare diretto del fatto che invece il Corriere ha cercato, ha lavorato a lungo anche sul caso di Gino, sul caso Noemi. Cioè, tant'è vero che io sono stato mandato a Napoli per una ventina di giorni, dico 20 giorni, e non ero il solo a lavorare alla cremente per cercare delle altre cose. Ovviamente quando la storia viene presa in mano da un quotidiano con largo anticipo è difficile poi entrare a essere in palla e riuscire a contrastare sullo stesso terreno quotidiano, tant'è vero che invece poi quando si è presentata un'altra occasione, che era questa, ci siamo entrati subito senza nessuna difficoltà. Cioè, credo che a De Borto si possono rimproverare tante cose, ma non il coraggio giornalistico, cioè quando capito? Questa cosa l'ha detta, capito? Vuoi che rimproverare a De Borto? Può non piacere, però è un direttore che quando ha una notizia la pubblica, non tutti, confermo, non tutti, poi con le prudenze necessarie, le cautele, ognuno ha la sua posizione, quindi può anche non essere, può anche non piacere quello che viene scritto sul Corriere. A volte non piace neanche a me, che neanche le cose scrivo io. Certo. Ci credo delle altre. Allora, questa cosa di Patrizia, no? Voi al Corriere quant'è che cova? Perché insomma lo sviluppo di questa vicenda è stato curioso, insomma. Tutto parte, o perlomeno sembrerebbe partire dall'intervista di D'Alema. Sembrerebbe. Diventa, come ho letto giorni fa, l'ha scritto, mi pare, Achille, che è un blogger di Chiara Fama, ha scritto, mi sembra, vi pare normale che l'argomentazione principale di quelli del PDL sia una frase, cioè diciamo la difesa, sia una frase detta dall'esponente ritenuto più intelligente e brillante del centro-sinistra, cioè ecco è lui che sapeva tutto, perdito, così. Cioè perché D'Alema, quando D'Alema parlava a scossa, no? Si riferiva a questa cosa qui, ovviamente. Lui stava a Bari, no? Stava a Bari, sì. E Fitto stesso ha detto, ecco, D'Alema ha ricominciato a frequentare quegli ambienti. Guarda. Cioè come nasce questa cosa? Qual è il leader di questa notizia? È difficile da capire e da sapere, nel senso che
è presumibile che D'Alema sapesse di questa inchiesta, come lo sapevano in moltissimi nel vostro ambiente, nell'ambiente della regione, se n'era scritto. Poi diciamo che nei contorni, nello specifico dell'inchiesta e quindi del ruolo di questa Patrizia Daddario del resto, non so se lui fosse a conoscenza così precisamente, però magari aveva orecchiato. Questa è un'ipotesi. Invece l'altra ipotesi è che comunque lui si riferisse al fatto che comunque era partita questa pietra rotolante sulla montagna di Berlusconi, prima o poi sarebbe stato un'altra scossa di terremoto e quindi politico, diciamo. Mm-hmm. Stanno in piedi tutte e due le ipotesi, però io non escluderei la prima, che lui sapesse. Forse in effetti se risparmiava, diciamo, quella parolina in quell'intervista, toglieva al centrodestra un'arma per poter poi accusarlo di manovrare le inchieste, cosa che ritengo francamente improbabile. D'Alema è accusato di manovrare tutto, al di là delle inchieste. In questo momento ricordiamo che sta manovrando un congresso. Se vogliamo essere cattivi, talvolta D'Alema è un po' sopravvalutato. È molto intelligente, però poi ha dei limiti mortali anche lui, quindi diciamo che non ha la bacchetta magica né controlla. Che tra l'altro in questa inchiesta c'è anche gente del PD. C'è anche, non si capisce bene a che titolo, però c'è questo vicepresidente della giunta Vendola, Frisullo, Sandro Frisullo, che conosceva quest'altro personaggio, di cui adesso non ricordo il nome, Giampi, il mitico Giampi, però non è ben chiaro a che titolo lui sia entrato in questa inchiesta, diciamo. Ancora è tutto da capire. Senti, tu Patrizia l'hai conosciuta, no? No, Patrizia purtroppo no. Ti ci manderanno a intervistare. Ma pensavo di trovarla qua. Tu mi hai fatto venire dicendo c'è Patrizia. Ah, ragazzi, siamo Patrizia, ma credo che sia a casa di chiamarla, vista adesso la fama che sta avendo sto nome. Ma no, che volevo dirti? Ti manderanno a Bari a cercare altre Patrizie come l'hanno mandato a Napoli per 20 giorni? Ma vediamo. Qual è adesso la strategia, quello che si può dire ovviamente? Cioè, perché allora, io sono sempre nei vostri ambienti, io sì, sento dire che in questo momento la cosa oramai è talmente senza controllo, questa quantità difficilmente così definibile di signorine coinvolte in queste cene, in questi bagordi, insomma in questi usi e costumi del nostro premier, che diventa sempre più difficile controllarle. Pare, mi si dice, che le redazioni dei giornali siano, non dico bombardate, ma insomma quotidianamente contattate da fratelli, impresari, agenti, mariti, signorine stesse, così, che vogliono dare dichiarazioni e che ricomincia oggi l'Espresso. Abbiamo visto l'Espresso, poi parleremo di un simpatico gadget dell'Espresso. Se voi oggi andate a comprare l'Espresso, ci trovate questo, un rasoio, e tu dici c'è un nesso, boh, non si sa. Comunque sì, un taglio netto col passato. L'Espresso oggi, voglio dire, abbonda, anche online le potete vedere, e di foto, no? Ecco, sono queste, di questi ecco, facciamo vedere un po' di culi, questo è l'Espresso, ecco qua, no? Così. E tutte foto, insomma, ogni giorno arriva un'altra decina di foto, di queste 5.000 foto che non si sa dove stanno. Quindi la ricattabilità di Berlusconi ti sembra sempre più evidente. Insomma, tu hai sentore di questa cosa? No, certo, quando si organizzano delle feste con tante persone e con queste modalità, diciamo che è abbastanza facile che poi alla fine le voci corrano, così come è abbastanza facile anche che ci siano dei millantatori e delle millantatrici, gente che comunque vuole farsi vedere per la visibilità, ti prova a rifilare la bufala, e allora lì comincia a diventare complicato perché devi chiedere riscontri. Ma questa Patrizia pare avere riscontri. Questa Patrizia pare avere riscontri perché è una ragazza piuttosto cauta, diciamo, quindi si... Cauta o incauta, perché se non sbaglio lei dichiara di... dice, ma lei va sempre in giro col registratore, lei dice sì, da quando ha avuto delle esperienze negative. Ah, certo, perché pare che questa Patrizia abbia avuto, insomma, dei trascorsi un po' tribolati, di che l'abbiano, insomma, indotta ad usare queste precauzioni. È una ragazza che ha una vita complicata alle spalle e faceva escort, se vogliamo dirlo proprio esplicitamente, diciamo. Per cui è evidente che in qualche modo, quando è entrato in contatto con questo tipo di ambiente, poi con delle motivazioni che lei stessa ha confessato, non sono propriamente nobili, cioè
cercavo di ottenere dei vantaggi materiali con delle pratiche che avevo in corso dalla presidenza del Consiglio. Quindi si è cautelata, tra virgolette, e ha registrato tutto. Si portava questo registratorino modello un po' antico dentro i vestiti. Oh, giornalismo investigativo, sì. E non si è accorto nessuno. Nessuno ricordava. Evidentemente era ben nascosto. Poi ha tenuto tutti gli sms, le ricevute dei viaggi, le ricevute dell'aereo. Non pare che ci sia anche, lo scrive oggi Fiorenza, ci sia una telefonata diretta tra Berlusconi e la Dadda. Tutte cose da verificare, che però diciamo il quale diciamo, è abbastanza attendibile. Sì, anche se poi appunto quando poi si spesso si perdono i contorni, no, di quel, quando si parla di queste cose, perché poi alla fine c'è la telefonata, anche una volta che abbiamo scoperto c'è questa telefonata tra Patrizia e Berlusconi, uno dice quindi. Cioè certo. Spesso si finisce per attribuire un'importanza smisurata a delle cose, e però poi si fa un attimo mente locale e dici ma dove sta il problema? Che è quello, adesso arriviamo a questo, intanto leggo anche qua in chat, scusate, questa Rizia non ha dichiarato di essere stata pagata per andare alle cene, sì. Il registratore dentro i vestiti dove l'aveva messo, ma che importa dove l'aveva messo, sì, effettivamente poi l'importante è che l'avesse con sé effettivamente questo registratore. E intanto Gabriella vi ha linkato il calendario di Patrizia Daddario del 2004, perché la ragazza aveva con nome d'arte di Patricia Brummel, si era anche prodotta in un calendario. E Feltri dice che Silvio per riprendersi deve mostrare il certificato medico. Intanto il giornalismo dell'Espresso non è peloso, perché tornando al rasoio dice l'Espresso non fa giornalismo peloso. E il giornale Bari smaschera la Daddario, che questo link, se ci clicco che succede? Bari smaschera Daddario, voleva incastrare qualcuno. Che significa Bari smaschera Daddario? Bari? Berlusconi a Bari? No, si è inviato a Bari, vabbè, adesso non ho il tempo per leggere tutto quanto, però insomma forse immagino il contenuto, essendo un pezzo ospitato dal giornale, un pezzo di Gabriele Villa. E tu dicevi giustamente, riportavi appunto l'osservazione tipica, sì vabbè, ma perché non si possono telefonare Berlusconi e la Daddario, Berlusconi e altri, che è un po', torniamo al tuo giornale, non proprio la tesi, ma insomma lo spirito che caratterizza l'intervista di oggi di uno dei più grandi amici di Silvio, va a dire Rossella, sì, il quale Rossella oggi sostiene, cioè, perché la cosa bella, al di là di tutto, è proprio, come dire, l'amicizia, la devozione, per non dire il servilismo, insomma, ora si può. L'affetto, insomma, si può dire, che alcuni, devo dire sempre meno, perché qualcuno comincia, insomma, è stato un pezzo comincia di Ferrari, certo. Insomma, lo stesso Fetti, ognuno fa il singolo, che però i più proprio devoti continuano a professare nelle loro interviste, anche cioè, mentre casca, forse, insomma, perlomeno le crepe cominciano a essere svariate, però non si rendono e continuano, tipo Ghedini, quando capita, con l'ultima geniale insomma, definizione di utilizzatore finale, per cui sì, il presidente va a mignotte, però lui non ha pagato, e questa è bella comunque. Cosa aggiunta che ha fatto dopo dicendo che lui può avere ingenti quantitativi. Uno come lui sai quante se ne può fare, che non è una bella immagine che dai del tuo assistito comunque. E Carlo Rossella oggi che ha detto, vi racconto le cene a Palazzo Graziole. Ci ha raccontato le cene a Palazzo Graziole dicendo il menù che è sempre importante, pasta, verdure, un antipastino di pesce e il gelato al pistacchio. Quindi siamo nell'ambito della normalità, un po' triste come c'era comunque. E barzellette, mai scollacciate, dice barzellette normali. Io di la verità qualche barzelletta scollacciata gli ho sentito dire, non è reato. No, anche divertente, però. E che altro? Dice che la Daddario è stata probabilmente pagata molto per dire le cose che dice, e va bene, ma non va bene. Che c'erano diversi ospiti, non solo il mitico Apicella, ma addirittura c'è stata Lola Pons, una cantante napoletana, Filomena, una musicista argentina, e il presidente canta Pigalle di Henry sì. Salvador, sì. Ma sai? No, cioè adesso non c'è presente, è presente Henry Salvador. Perché pare che lui abbia lo stesso team. Una volta ha cantato il brano a Parigi in sostituzione di Salvador. Quindi Berlusconi come Henry Salvador. Ok, ti fermo un secondo perché c'è un piccolo problema tecnico.
Che stai vedendo, Mariana? Sembra tutto ok. Sembra tutto ok, però dice che ci sono troppe persone, ogni tanto andiamo, che manca banda. In questo caso cosa si fa? In questo caso non niente. Possiamo vedere qualcosa molto internamente, ma niente. Proviamo ad intervenire. Ok, proviamo ad intervenire. Proviamo ad intervenire. Ma questa cosa si vede, si sente, cioè esistiamo ancora in realtà. Sì. Io vedo tutto bene, c'è chi vede. Dalla banda della persona stessa. C'è chi vede e chi no. Ok, il problema è chiaro. La banda Bardot no. Ho proprio un mio problema personale. No, banda vogliamo parlarne? No, non vogliamo parlare. Guardate, non voglio entrare. No, banda Bardot, no, ti dico solo che abbiamo dormito nello stesso albergo insieme anni e anni fa quando eravamo gruppi emergenti. Hanno suonato tutta la notte. No, veramente insubibili. Comunque, vabbè. No, c'è proprio un problema di. Ah, sai quando che c'è questo musicista. Se ci rimase, proprio impresso, sto capito? Diciamo questo. Pervadevano la loro arte per le stanze dell'albergo, se ne risentiva. Oh, contro art cance due pacche sul monitor, basta fare refresh. Chi deve fare refresh? Io, chi deve fare refresh? Gli utenti, fate refresh, utenti refreshate. Utenti. Refresciatevi. E ok, va bene. Quindi questo è Carlo, like ad Alessandro per Zoro scontato. Questa chi è la Reina? Vedi? Vai, sta andando, Sto andando. La Reina gli sei piaciuta? Che dice? Non so, like ad Alessandro, lascia fare, poi sono tutte. Ecco qua di la Reina, ecco di qua, la Reina stavo proprio commentando con Alessandro. Il tuo like su Friendship, che insomma un linguaggio per iniziati, però ci si capisce. E state va, sembreremmo andare. Oh, è tornata la banda. Dunque, parlavo di Rossella e di questa intervista, che comunque per chi non l'ha letta ve la consiglio, questa serata appunto dove si racconta di Berlusconi che canta Re Salvador, di Lola Pons. Lola Pons, poi a mezzanotte e mezza tutti a casa perché era il maggiordomo con una pila di dossier. Che immagino consigliato. Ma infatti questa cosa non l'ho capita, cioè. Io mi immagino questo contesto, cioè Berlusconi qua, puttanone là, cantante là, Apicella di su, da magna, Carlo Rossella che arriva, Carlo Rossella è. Ora voglio dire, no? Siamo stati giovani tutti, no? Ecco, quando ci capitava una serata, non come questa, per carità, tutto riportato al nostro a livello, no? Però un po' di divertimento, di solito si fanno a mezzanotte. Si prendeva un po' la mano. No, sì. Poi, cioè, più si fa alcol, io immagino, no? Uno beve così, poi si va in là e poi si sbraga dopo, no? Invece no. Cioè, all'una, alle due, poi... Più è il contrario. Invece là, tutto è tutto, si carica, a mezzanotte arriva il maggiordomo con dossier, di che? Vabbè, ma magari vanno da un'altra parte, non so, zero, gli zero. Altri, gli ospiti. No, perché questa cosa è interessante, cioè arriva e Berlusconi lì comincia a lavorare. Certo. Ecco, questa cosa, perché poi dice perché uno fa presente il consiglio? È pure per questo. Berlusconi pratica la magia sessuale come Stalin. Qua pizza, champagne, sentoppa, il book di Noè, dice il dossier dovrebbe essere il book di Noè, pure questa, infatti il dossier qualcuno l'ha aperto o no. No, due domande, volevo farti rapidamente su Patrizia. La prima. La ragazza dice di aver preso 2000 euro. Sì. Non ti sembrano molto, ma molto, ma molto pochi? Dato il cliente, dato sì e no, sì cliente. No, perché poi si è detto anche spesso che, come è normale che sia, cioè le ragazze sono disposte ad andare gratis a fare presenza nella villa di Berlusconi perché ma se te che la poi tiro, dopo. No, non so, chiedo. No, perché poi dopo speri di avere comunque di entrare in contatto, di avere possibilità di lavoro, quindi non è tanto il pagamento della giornata. Poi peraltro anche qui è un'altra cosa che va verificata e discussa, nel senso che una cosa è la prostituzione, una cosa sono le famose cosiddette ragazze immagini. Allora in tutti i locali vengono pagate le ragazze che fanno immagine, appunto. Allora è una pratica che può essere, può piacere o non piacere, però siamo nell'ambito di una prestazione lavorativa normale, quindi certo, non certo. Di prostituzione. Quindi, anche qui i confini tra lecito e illecito sono tra utilizzatore finale e utilizzatore finale, per esempio. Il problema è, diciamo, che Berlusconi stesso ha fatto sì
che il confine tra privato e pubblico è stato abolito, quindi utilizzando le sue residenze private per fini pubblici e viceversa. Tutti i carabinieri che girano intorno. Come dice oggi Concita De Gregorio sull'Unità, diciamo che i carabinieri vegliano sulle ragazze, a noi invece pensano le ronde padane. Domanda di MB. Perché si doveva chiamare Alessia e non con il suo vero nome? Questa pure è giusto, perché questa dice tu Patrizia, tu da oggi ti chiami Alessia. Non ha risposta. La seconda, la terza domanda a sto punto è: questa Patrizia poi l'hanno candidata in una lista a nelle elezioni baresi, che ci sarà il ballottaggio tra l'altro questo fine settimana. Come fa una come Patrizia, che diciamo è buona, insomma, non è, ha una sua, avrà sicuramente un suo codazzo, insomma, la sua visibilità, a prendere solo 7 voti? Perché l'hanno probabilmente candidata, diciamo, negli ultimi posti. Ho capito, ma 7 voti, cioè manco tua sorella, un tuo cugino. Può anche darsi che insomma a un certo punto non è stata più gradita, diciamo, dall'entourage, quindi non è stata più supportata dal partito una volta candidata. Dal partito quello Bari per sempre, come o Bari o morte, come la chiama la lista? La Puglia prima di tutto. Va bene, archiviato un attimo Patrizia, io vorrei, ma che vorrei? Vorrei, allora, intanto se trovo il modo di far venire Gabriella che cerca di fare quella telefonata, tra poco smetteremo di parlare di queste cose e cominceremo ad annoiarci terribilmente e parleremo per un quarto d'ora circa di PD, sinistra, cose così. Chiameremo, non fate poco gli spiritosi, Ascoli Piceno, tutti a dire, invece no, è un caso di scuola. E chiameremo Massimo Rossi, se ci risponde, sta in macchina dovrebbe essere, che è il presidente uscente della provincia di Ascoli, che non parteciperà al ballottaggio perché è arrivato terzo, perché all'improvviso un suo assessore del PD gli si è candidato contro, e quindi diciamo che è un ottimo esempio di come può la sinistra perdere probabilmente o comunque crearsi dei grossi problemi per perdere una sua amministrazione in 3-4 mosse perfette. Rossi su Facebook, insomma no, non solo su Facebook, è uscito su Facebook, ma ha fatto una dichiarazione che dice che i suoi elettori praticamente, almeno lui, non voterà per l'assessore del PD, quindi sono le grida di protesta, no il PD no. Ma ci vuole, perché non è che uno può far finta che il mondo sia solo Mignotte e Berlusconi, purtroppo, perché il grosso, cioè tutto si lega, come si lega? Facciamo finta che Berlusconi caschi, no, facciamoci l'ipotesi per assurdo. Tutta sta roba, no, cioè, di perché la stanno facendo loro, no? Il Corriere della Sera, Repubblica, per far cadere Berlusconi. Il problema è che poi quando cade Berlusconi, un po' riassunto, lasciami sintetizzare, noi conduttori dobbiamo fare questa cosa. E poi il problema che Repubblica e Corriere della Sera non si sono ancora posti seriamente, secondo me, è che nel momento in cui cade Berlusconi, a chi tocca dopo? A Tremonti. Ecco, capisci? Cioè, no, bisogna capire. Ecco, quindi un po' di PD si dovrà comunque parlare. Se casca Berlusconi, lo sai bene anche lì che non c'è alternativa, ma non casi, ma casca, magari rispetto a te, ecco, vabbè. Ma che davvero stavi alla Woody Allen, a parte che si chiama il Woody Allen e poi sta la Woody Allen un po' riduttivo rispetto al ruolo fondativo che ebbi in quell'occasione, non solo io. Allora, sì, no, volevo però parlare ancora prima di parlare del PD, parlare un attimo del fatto che Alessandro prima ha detto sono stato 20 giorni a, dove sei stato? A Napoli, magnato, non so, che ha fatto 20 giorni a Napoli, non ti vedo 20 giorni lì nei quartieri spagnoli a cercare, che ha fatto? No, i quartieri spagnoli, no. E si andava lì nei quartierini a Portici, a Casoria, nei luoghi topici di questa vicenda, parlando con... E poi lei diceva io sono un giornalista, no? Sì, anche. E ti rispondeva? A seconda. No, tendenzialmente no, perché poi è una storia di cui hanno poca voglia di parlare, se non appunto qualche millantatore. Allora arrivò l'organizzatore della sfilata, Miss Partenope, che ti raccontava che Noemi gli aveva già detto 3 anni fa che conosceva Berlusconi, e tu dicevi ma come 3 anni fa, non è possibile. Allora si trattava di verificare, cercare di capire, abbiamo provato a parlare con le amiche di Noemi, con l'entourage familiare, è tutta una questione piuttosto complicata, perché appunto si sono un po' chiusi a riccio, diciamo, probabilmente anche perché non c'era, era una questione, diciamo, che era diventata
superiore alle loro, alle loro forze. Lì è una voglio dire, insomma, è gente normale che vive una vita normale, non particolarmente glamour, per cui sono trovati improvvisamente in questa vicenda, assediati da decine di giornalisti, capisci che è normale che si chiudano e cominciano a diffidare, anche perché poi, voglio dire, la prima volta che parli con i giornalisti, alla fine di solito fa una brutta fine, succede che scrivi, che tu scrivi quello che uno dice così. E poi confidando della notizia tendi a pubblicare quasi. Tendi a scrivere quello che ti dicono. Ma tu invece sei andato a citofonare, e poi sono andato... come quello che puoi dire, quello che insomma. Sono riuscito a contattare il buon Gino Flaminio, e quindi sono andato a trovarlo proprio a casa sua, ho conosciuto lui, il padre, la madre. Cioè, ti hanno accolto come un figlio, ti hanno accolto proprio, sì, non vedevano l'ora di parlare, erano proprio. Perché poi, diciamo, la prima intervista che ha parlato. Infatti la prima intervista a Repubblica aveva creato tutto questo enorme caso. Dopodiché nessuno aveva più parlato con loro, il caso era andato avanti e loro erano rimasti lì un po' inconsapevoli apparentemente delle conseguenze di quello che abbiamo detto, che aveva detto Gino. E quindi lo stesso Gino voleva puntualizzare una serie di cose, tra cui la prima, che non era di sinistra, che votava Berlusconi. Che Berlusconi è un mito per noi, tutti qua votiamo, la gente, i miei amici mi incontrano e mi dicono: ma che sei di sinistra? Io no, non è vero. E quindi tendeva, diciamo, a smentire questa immagine e anche a dire, appunto, io non avevo idea di quello che sarebbe successo, semplicemente detto la verità di una storia d'amore, della nostra storia. E poi tutto il resto sono strumentalizzazioni politiche, lui diceva, perché ovviamente poi sono arrivate mille pressioni su di lui da diverse fonti. Quello che comunque rimane fondamentale di quello che ha detto e ridetto a me è che tutto quello che ha detto nel video di Repubblica è confermato, quindi la storia che ha raccontato, che poi ha fatto cadere in contraddizione, diciamo, Berlusconi e il suo punto di vista, diciamo, è confermata, lui l'ha sempre confermato, non ha mai smentito se non dei dettagli ininfluenti rispetto a quello che aveva detto. Intanto qua sta leggendo, vabbè, però Porello Gino, per liberarsi di una velina ci vuole una zoccola, no, invece dimmi un attimo, cioè mi interessa, l'intervista oramai l'abbiamo letta tutta, la storia la sappiamo. Il contesto, cioè com'è casa Gino? Ci sono le mutande del Napoli davvero? Cioè come funziona? Sì, lui era un tifoso sfegatato, ha parlato per 20 minuti di Napoli, lui c'ha proprio il mutandone Napoli, la maglietta Napoli, le lenzuola del letto sono del Napoli, l'asinello. È una cosa, è proprio un tifoso, lui, il padre, mi ha fatto un lungo discorso, io non ne capisco nulla, per cui abbozzavo. Sì, io ho sempre tifato per il Napoli. Esatto. Noi della razza padana da sempre, cioè. Ah, lui è un ragazzo come tanti, che poi aveva alle spalle questo scippo giovanile, diciamo, quando era un ragazzino, quindi c'è stato un episodio. Ah già, l'episodio che Belpietro da Floris. Sì, da lì poi è partita tutta una ridda di voci per cui lui era un camorrista, chissà quale personaggio della criminalità era, invece non lo era, cioè un ragazzo come tanti alla fine, cioè, non tutti, però può succedere che a Napoli si finisca a fare qualcosa di sbagliato. Lui l'ha fatto anni prima e poi non l'ha più fatto, poi lavora in una fabbrica, operaio. Bene, allora io direi di provare a fare lo squillo al presidente in autostrada. Dove sta? Sta già. Sì, l'hai chiamata? Sì. Chiamate, che non so come si fa qua. E speriamo che sia la tua grill. Dove sta? Che ti ha detto? Che potevamo chiamarlo. Vai, mi metti un bel via voce. E questa. Aspettate, questo è un bel momento questo qua. Ecco, infatti che si mangia la rustichella. Il capri, no, che c'è? Quali sono i capri? I panini del lago grill. Sente? Il volume è qua com'è. Pronto Massimo? Pronto? Sì, mi senti? Sì, un po'
diciamo disturbato, ma ti sento. Eccomi. Allora, intanto grazie per la disponibilità. Dove sei? Però, mi senti? Però, ti sento un po' disturbato. Comunque proviamo, andiamo avanti, vediamo un po'. Ecco, guarda, parla la cornetta, così mi senti meglio. Pronto? Pronto? Eccomi, sì. Senti. Non penso che sia il mio telefono comunque. Che devo fare qua? Pronto? Pronto? Sì. Mo mi senti meglio? Ti sento, una voce metallica e basta. Io ho la voce un po' metallica. No, è deformata. Comunque. Senti, dai, adesso proviamo. Tanto l'importante è che si senta quello che dici tu. E va bene, ci provo. Vediamo. Allora, io ho brevemente ricapitolato un po' la vicenda. Massimo Rossi, presidente della provincia di Ascoli dal 2004, mi pare. Come? Dal 2004. Dal 2004. Nel giugno del 2004. Che ha, diciamo, l'aggravante di essere di Rifondazione, si può dire questo? Sì, sono di Rifondazione, cioè sono di Rifondazione nonostante sono alla ricerca di un nuovo soggetto politico della sinistra. Vabbè, questo è un problema di tutti, comunque diciamo. È un problema di tutti, ecco. Io adesso non vedo ancora prospettive diverse, nuove, possibili, allora sono lì, forse un po' pigramente, ma ci sono. Allora, tu sei stato presidente di una giunta di sinistra, proprio, cioè, con dentro tutti più o meno, no? Sì, era una giunta praticamente che ha visto, diciamo, rappresentata e partecipe tutta la coalizione di centro-sinistra, quindi dalla Margherita poi convoluta nel PD, il PD e socialisti, verdi e quant'altro. Proprio una giunta di sinistra, quindi cioè sono esistite delle giunte proprio di sinistra, senza particolari, no? Senza troppi compromessi. E questa giunta si può dire pure. Sì, no, vabbè. Dico, e questa giunta, ora tu ovviamente mi direi di sì, però si è detto che insomma ha amministrato bene, non ha fatto grossi danni, ecco, usiamo un profilo basso. Pronto, no, purtroppo ti sento a tratti, ti perdo a tratti e sono fermo. Non so perché, forse non lo so, sarà stata agganciata male, non lo so, è strano perché prima la tua collega mi ha chiamato e si sentiva molto bene. E si sentiva bene. Che facciamo? Proviamo a richiamarlo? Sì. Prova, magari sarà meglio. Proviamo a richiamarti, va bene. Aspetta un attimo, sta buono là, niente, tranquillo. Allora, come si fa qua a richiamarlo? Aspetta, vai. Forte, questo è fanga, mamma di quella, capito? Proprio è bello il presidente che sta al lato grill, mi piace sta cosa. Lasciate fare, pure se non è un momento televisivamente dei migliori, però guardate che poi me ne darete atto. Che devo fare qua? Zona? Ok, metti via voce. Pronto? Pronto? Meglio? Allo? Pronto? Mi senti? Pronto? Oh! Rossi, qua pronto. Bianchi! Pronto? Pronto? Oh, mi senti? Niente. Purtroppo questa giunta è caduta, ma proprio era evidente che sarebbe finita così. No, allora, faccio un ultimo tentativo. Allora, 9, giusto? Cosa deve fare qua? 9. A dove sta il numero? Ecco. Vediamo, 0, 4, 3, sì. 9, 5, ok. 3, 3, 1. 3, 3, ok. Vediamo, ultimo tentativo, Solo su Orzo, che si chiamiamo? Ridimmi un po' qual è la mia voce qua, Mariana. Vediamo, come 0690, che è questo? Mi sa che non c'è. Ti chiamavo? Chiamavo a caso, uguale. Aspetta, intrattieni, idrogeno, di qualcosa alle tue fan. Che c'hai una che ti vuole fare il fan club, la Reina con Adlimina, prima ho sentito che ho visto, perché c'è qua è estate, l'ormone pure sì, io, dire, dice la sua. E stasera pronto, aspetta, vediamo, attenzione. Pronto. Mi senti? Pronto. Olè, mi senti? Pronto. Rossi, pronto. Qua Rossi, qua Bianchi. Pronto. Eccolo. Pronto. Vai. Pronto. Io sono prontissimo. Pronto. 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 Niente, vabbè.
Comunque sia, questa storia, peccato, lo richiameremo Rossi, richiameremo dopo il ballottaggio a questo punto, e a quel punto vedremo se effettivamente questa dinamica abbastanza schizofrenica che si è verificata nel Piceno e avrà prodotto gli esiti più o meno così, insomma, discutibili, di riuscire a perdere una giunta semplicemente perché dei signori del PD, insomma, si sono messi di mezzo nel lavoro di Rossi, del presidente. Gli hanno sfilato un assessore, Mandozzi, gliel'hanno candidato contro, e quello con l'appoggio del PD comunque ha preso più voti in totale come candidato suoi. Rossi ha preso più voti del PD che nelle Marche ha perso, non è più il primo partito, insomma, così. Quindi al ballottaggio adesso ci va Mandozzi, e Rossi ha detto: io a votarli a questi qua che mi hanno fatto tutta questa serie di zozzeria non ce la faccio. È comprensibile ed è abbastanza così. Io sono stato da quelle parti anche la settimana scorsa, insomma, è opinione diffusa anche tra i suoi e tra gli elettori di Rossi, molto a sinistra, insomma, gente così, che poi alla fine tra Mandozzi del PD e Celani, che è il candidato del PDL, che nel frattempo ha preso il 40%, quindi sommati Mandozzi e Rossi arrivavano al 50%, questo, cioè, alla fine il dato è questo. Dico, vabbè, ma uno la Mandozzi del PD o Scelani del PDL, alla fine è la stessa cosa, noi non andiamo a votare, o addirittura vogliamo più. Vabbè, adesso se vogliamo fare il qualunquismo contro il PD, sono tutti uguali. No, contro tutte, in questo caso, però, insomma, diciamo che secondo me di casi piceni come questo ce ne sono anche altri, insomma, cioè, perché poi questo io l'ho saputo perché sono vado là, ma altrimenti non l'avrei saputo, e probabilmente avessi letto semplicemente i dati magari mi sarei pure messo a tifare Mandozzi, capito? Cioè, in realtà questi gruppettari, per non conoscendo la storia, no. Ma invece qua chiudiamo. Vabbè, del resto è anche un po' il riflesso delle mancate alleanze a livello nazionale, visto che il partito a livello nazionale non si capisce più con chi è alleato, se è alleato con qualcuno, non con nessuno attualmente, quindi se è la scuola sinistra radicale, con l'UDC o con chi altro, con l'Italia dei Valori. A livello locale ci si organizza come si può, e quindi a volte succedono queste cose. Ecco. E andando a livello locale, salendo a livello nazionale, passiamo agli ultimi minuti. Qua dice Gico, che noi a sinistra parliamo di figa, ma tutto collegato, da lei mi ha intercettato, l'ego. Ecco, allora dico, intanto se vai a votare per referendum, sì o no? Sai che da ieri che ci sto riflettendo a lungo, ogni tanto vado sul sito Trenitalia, perché devo andare a Milano a votare, quindi ecco, lo compro, non lo compro, poi c'ho quel quarto d'ora, secondo lo compro un quarto d'ora per confermarlo o meno. Tendenzialmente penso di no, comunque, alla fine, anche se ho ancora qualche dubbio. Beh, che qualunque persona normale abbia un referendum che non è risolutivo, però in qualche modo forse potrebbe dare qualche spunto per cambiare le cose. Berlusconi a Ghedini: mai detto tu pazzo o io spiato? Che significa sta cosa? Che significa? E chiudi. Vabbè, aspetta, ne apre da qua. Berlusconi, la cosa bella sarebbe se Berlusconi cominciasse a litigare con Ghedini. Ecco qua. Avvenire ha chiesto a Berlusconi pure, serve un chiarimento. Lo sfogo di Berlusconi sono le disgraziate. Dove sta questa cosa? Non risulta, devo copiare qua questa notizia che forse ti do una mezza ultima ora, non so. Vediamo. Berlusconi a Ghedini: mai detto tu pazzo? Ma dai Niccolò, ma ti sembra possibile che tu possa pensare una cosa del genere su di me? Giro di tavolo, flash dei fotografi e telecamere che riprendono i verbi della riprese con il Consiglio Europeo. Dai microfoni di Sky si può ascoltare la telefonata di Silvio Berlusconi al suo avvocato e l'esponente del PDL Niccolò Ghedini. Ma ti sembra possibile che tu possa pensare una cosa del genere su di me? A questo punto mi offendo io, dice il Premier riferendosi alle ricostruzioni giornalistiche su alcune considerazioni fatte dal Cavaliere in merito all'operato del suo avvocato. Ora, aggiunge Berlusconi, chiamiamo Bonaiuti e facciamo un comunicato. Qui ci sono cose che non ho mai detto, dice il Presidente del Consiglio, di un complotto oscuro o di temere di essere spiato o che il mio avvocato è uscito pazzo. Questi sono dei disgraziati. Comunque, quindi non stanno litigando, sostanzi così, un po' giustificando con Ghedini. Cioè, la sensazione è che Berlusconi sia sotto botta di Ghedini in questo momento. Ah, la sensazione è che comunque... Dovunque ti giri nasce un problema per Ghedini deve tenere insieme diversi fronti, non è facile, alla fine dice anche delle cose che poi
non sono a vantaggio di Berlusconi, quindi è normale che ci sia un po' di tensione, diciamo. Se fossi Berlusconi non sarei tranquillo, se fossi Ghedini sarei terrorizzato probabilmente. Sì, insomma, deve essere pagato bene, Ghedini, insomma, prende bei soldi. Non c'è dubbio. E Violetta, ci sono nuove foto dello Psiconauto Espresso, ne abbiamo parlato prima, ora senza che le facciamo vedere, insomma le abbiamo tutte a portata di mouse. Ha smentito il 24 questa volta, così. No, dicevo, ovviamente se avete delle news delle ultime ore su queste vicende, sembra di starsi qui, non lo so. Congresso PD, incubiamoci, intristiamoci. Allora, la notizia del giorno è che forse si candida Pippo Civati. È la notizia del giorno? Non lo so, poi prima lo diceva qualcuno, qua lo dicevano Beneforti, ora non so neanche se chiamarlo, perché qua se non funziona il telefono poi possiamo pure provarci, no, chattiamo, chattiamo, Civati non me lo trovo, un giovane PD, sì, all'avanguardia, sta nascosto, sta invisible, un giovane in quarantena, secondo me sta invisible, è invisible. E sì, se circola questa voce, facci un quadro, ha scritto l'articolo oggi. Vabbè, però c'è una scritta l'articolo su quella della sera, che è piuttosto inutile, però c'è un grafico, un grafichetto che hanno fatto l'altro da Milano che è abbastanza indicativo della situazione. Da Milano, nel senso di Marco da Milano? No, l'hanno fatto da Milano, la redazione di Milano. La girandola di nomi si intitola, con tutta una serie di persone che si sono candidate o sono state candidate da altri che hanno confermato o smentito, cioè l'elenco è Bersani, Finocchiaro, Marino, Adinolfi, Serracchiani, Binetti, Realacci, Zingaretti e Franceschini, ce ne sono anche altri probabilmente. L'ultimo di cui si vocifera è appunto Pippo Civati, un giovane filosofo che adesso ha anche scritto un libro, diciamo, in cui prende un po' a schiaffi la dirigenza del PD. D'altronde è anche un po' uno sport diffuso tra i giovani, quelli serracchiani, anche se poi dopo ha fatto un po' una mezza marcia indietro. Lo stesso Renzi ha fatto un po' di fortuna, un po' delle sue fortune sono state anche nello sparare a palle incatenate contro i dirigenti, da Franceschini, chiamato vice disastro, diciamo. È un po' una strategia che funziona mediaticamente, la gente è talmente stufa di tutto quello che c'è nel PD, per cui se arriva un giovine non meglio identificato e comincia a dire quello è un cretino, quello non ha capito niente, uno dice finalmente qualcuno che gliele canta chiaro. Poi bisogna vedere cosa c'è dietro. Ora, al di là dello stupore di alcuni nostri spettatori, funziona? Sì, perché vedo questa immagine è bloccata qua sul mio, però funziona, ok. Al di là, dicevo, dello stupore, la parola filosofo, però filosofo uno la realizza, come io ho fatto scienze politiche, sono uno scienziato, sono un giurista. Tu sei giurista, e chi fa filosofia è filosofo, non è che bisogna fare dell'ironia. E al di là di questo, dicevo, al di là del fatto che mediaticamente, come dici tu, sparare un po' sul quartier generale un po' funzioni, no? E in alcuni casi, ora non tutto dovuto a questo aspetto della sua comunicazione politica, però può portare anche voti, visto che comunque la Serracchiani i voti l'ha presi. E la sensazione è che poi tutto ciò, almeno fino ad oggi, poi magari c'è la speranza, ora non ci vado, non ci vado, qualcun altro, che qualcosa cambi in prospettiva, ma la sensazione è che tutto ciò poi alla fine non scalfisca minimamente il nome o Veltroni D'Alema o comunque Bersani Franceschini o comunque i soliti noti, no, che insomma vedono sì tutto questo movimento, questo nervosismo sotto, ma poi alla fine comunque hanno un tal controllo alla fine della macchina organizzativa di potere o del consenso interno, insomma, da fregarsi bellamente. Sì, perché poi il congresso, quelle due parole congresso è improprio, perché è una fase congressuale che dura 2-3 settimane e che è fatta in due fasi, una prima fase in cui votano, ci sono le due fasi, una fase in cui votano gli elettori e l'altra fase in cui votano gli iscritti, che i dirigenti controllano comunque un pacchetto di voti e di persone che stanno con loro, quindi è assolutamente impossibile che un outsider ce la possa fare, a meno che su di loro confluiscano poi i voti dei grandi. Ma come può fare? Facciamo così, visto che ormai insomma non è che è proprio un outsider che è arrivato, non conosco anche lo stesso Civati, un po' di interviste l'ha fatta, insomma, i giornali, io adesso la Serracchiani poi non ne parliamo, per quanto poi la Serracchiani è già stata subito risucchiata
da Verdone e Franceschini, insomma, non ha resistito, non se l'è tirata neanche per una settimana, insomma, magari questo futuro, ma se te sono stata un po' più sulle mie, però comunque vabbè. E come può fare? Cioè, tecnicamente c'è una qualche possibilità che un outsider di questi possa in qualche modo incidere o zero? Ma che possa incidere sì, però bisogna anche uscire dall'equivoco che appunto ammesso che abbia qualcosa da dire, bisogna uscire dall'equivoco che uno possa improvvisamente uscire dal nulla e diventare segretario del PD. Cioè, mi sembra anche una pretesa eccessiva, va bene svecchiare, va bene cambiare, però c'è comunque un percorso che uno deve fare politico. La Serracchiani per esempio è una che sembra uscita dal nulla, però ha fatto per anni la segretaria di stesso Cirati, è consigliere provinciale, ci si possono prendere responsabilità poco a poco, quindi secondo me si può incidere nel partito, però si deve poter incidere anche al di fuori della corsa per la segreteria, magari dicendo delle cose sensate, promuovendo dei movimenti d'opinione, collegandosi tra di loro in gruppi di parlamentari che propongono delle azioni forti, contestando magari la segreteria con delle azioni, quando fa delle cose che non piacciono, con delle azioni precise anche di rottura. In quel modo si possono avere dei riscontri, e poi quando si va alle elezioni, appunto, laddove ci sono le preferenze, se si presenta una come la Serracchiani che ha detto delle cose sensate, intelligenti o comunque forti, e che è una palesemente preparata, quindi non è una qualunque che è uscita per dire stupidaggini, la gente lo capisce e lo premia, e quindi la Serracchiani dalla scarsa visibilità nazionale che aveva ha ottenuto una visibilità nazionale che a quel punto ha costretto il partito a prendere in considerazione, perché Serracchiani non è che sia stata candidata al Parlamento europeo per le sue attività di segretaria al partito, è stata candidata perché poi c'è stato un movimento successivo all'Assemblea dei Circoli che attraverso internet e i giornali l'ha resa nota, e quindi a quel punto Franceschini ha detto perché non candidarla, in fondo un volto che può piacere, un volto nuovo, una persona intelligente. Detto questo, appunto, prendiamocela a sostenere, prendiamocela, magari avercene tante, perché poi questa settimana è stata anche, parlando di scosse, la settimana del ritorno di Veltroni, la settimana del ritorno non ritorno, perché poi Veltroni il 2 luglio fa questa cosa, si fa questo Lingotto 2, lui continua a dire che non vuole entrare nel dibattito congressuale e nelle questioni interne del partito, poi un po' ci entra, perché è evidente che fare un incontro di questo genere e chiamando tutta una serie di persone che in qualche modo vengono, non dico assimilate a sostenitori di Franceschini, ma in qualche modo sono nell'area Franceschini, è evidente che fa sì che uno pensi che sia sceso in campo apertamente per Franceschini, cosa che lui non nega, però non nega, anche poi per... anche se diversi dei partecipanti hanno personalmente provveduto a dire che la loro partecipazione non implica un sostegno automatico a Franceschini, ma vedranno, si tengono le mani libere, insomma, da Chiamparino in giù, ma lo stesso Martella, diversi altri giovani, anche perché probabilmente c'è ancora la speranza in molti del famoso terzo nome. Ecco, infatti lì vorrei arrivare. Secondo te, se vuoi fare il terzo nome qualche terzo nome comunque è attendibile, con qualche possibilità di sparire un po'? È veramente difficile, perché se parliamo di partito, dei terzi nomi accettabili e che potevano in qualche modo avere un certo impatto, potevano essere Nicola Zingaretti, che però ha detto di no, la Finocchiaro, che però nicchia e non si capisce fino a che punto. La Finocchiaro ha letto essere la potenziale, la possibile candidata dei quarantenni. Dei quarantenni, sì, i quarantenni sono rimasti come Zingaretti lo era prima. Sono rimasti un po' senza candidato, quindi cercano un terzo. Chiamparino si è chiamato fuori perché dice ho 61 anni, sono troppo vecchio, probabilmente Chiamparino è anche un po' fuori dal partito, e essendo al nord è concepito un po' come un corpo estraneo del partito, c'è cioè anche questo problema, quindi di avere questo corpaccione romano fatto di dirigenti spesso sconosciuti al grande pubblico e agli elettori, e invece di una classe dirigente di amministratori che sono molto amati al nord, che però contano poco o nulla nel partito a Roma, perché vengono visti un po' come diffidenza. Un altro di quelli che ogni tanto si dice qualcosa, tipo Boccia, questi qua. Boccia però
Che è la tigre? No, sì, sì, sì. No, no, ogni tanto questi nomi. Va bene tutto, però poi appunto bisogna avere la capacità di coagulare consenso e di suscitare un po' di emozioni, diciamo, mentre la Finocchiaro ha una storia che in qualche modo dici ti ci puoi riconoscere e può darti qualcosa, Boccia ed altri forse un po' meno, quindi è un po' più difficile. Aspetta, sta leggendo qua Raffaella Carnati, c'è la Fondazione Taglio chi si schiera, che ne so, vedevo chi si schiera, che è la Fondazione Taglio chi si schiera, che te devo dire? Zoro, schierati di qualcosa al tuo pubblico, ammazza, è ora che sto a parlare. Scienza, che è inutile perdere tempo, Franceschini sarà di nuovo segretario, Boccia è lettiano, dai. Ma qua non si capisce più niente, Letta però sta con Bersani, quindi Letta è bersaniano, quando è transitivo a Boccia diventa bersaniano, quindi diventa il più comunista di tutti. Non sono. Però è anche giusto però questa. In realtà è molto. Sarebbe teoricamente bello questa commistione. Cioè, finalmente non ci sono più. Non c'è DS contro la Margherita, altrimenti non si capisce il motivo per cui hanno scelto di fare il PD e stiamo a fare un candidato di DS e un candidato alla Margherita. Quindi sarebbe ridicolo. Quindi è molto meglio se poi si vanno a confondere, a mischiare schieramente i campi, purché sulla base di un programma anche, non solo di un'indicazione di persone. Poi c'è il famoso candidato della società civile che potrebbe candidato già c'è, scusate, cioè, stavamo a chiudere invece che escluso Zoro, diciamo, rimane Marino, però Marino. Io ringrazio Marino proprio. Esatto. Siete comunque nel stesso ambito della laicità. Cioè, vabbè, quello sì. Quindi lui è anche un po' troppo rispetto alle possibilità di qualche competenza di più, sì. No, tra l'altro c'era anche l'altro giorno, è stata qua Paola Concia e parlavamo dell'ipotesi della candidatura della Binetti. A Binetti sì, Binetti appena sentito Maria ha detto mi candido pure io, perché io è una candidatura morale, lei ha detto. La candidatura umorale. È evidente che sono candidature di testimonianza perché non sono candidature che spaccano il partito da una parte o dall'altra, e peraltro appunto le dinamiche che si sono viste nel testamento biologico sono state negative per questo, perché il partito non ha scelto una sua linea come spesso gli accade. Ma si è affidato invece a quelli che una volta si chiamano gli opposti estremismi, quindi da una parte l'eccesso di l'ultra cattolicesimo della Binetti, dall'altra questa dimostrazione di forza, che peraltro io condivido, però che spacca e che rompe con il partito, che è Ignazio Marino, quando invece si poteva tranquillamente scegliere, non dico una linea mediana, ma una persona che in qualche modo potesse portare avanti la linea del partito e trovare una soluzione una soluzione sensata che riformista. Ecco, è su riformista, non l'avevamo ancora detto. Bene, sono le 13:12. Qua ci mandano un link al sondaggio del riformista sui candidati. Non sono lucano comunque, c'è chi dice che sono lucano. Che tu sia lucano? No, chi lo dice? Intendo a smentirlo. Dove sta scritto? Trocino, ma lei è lucano? No, tu sei milanese? Sono milanese, sì. È milanese, perché qua che però non si dica che mi questa, sono un po' corrotto. Che questa è una trasmissione romana, noi qua si ospita anche i milanesi, vedi? Il riformista, primario online, chi deve essere il leader del PD? Renzi, Letta, Franceschini, Finocchiaro, Chiamparino, chi votiamo? Quanti ce ne sono? Ce ne sono ancora di più. Quale leader per il PD? Vediamo i risultati. Un giovane emergente batte Pierluigi Bersani, vabbè questo è sempre un altro un giovane emergente, giovane il nome, emergente il cognome. Allora, chi deve essere leader del PD? Noi clicchiamo su Romano Prodi, uno così, vabbè, così se può dire, o Rosi Bindi. Nell'ambito del rinnovamento. Nell'ambito del rinnovamento, facciamo Romano Prodi, vediamo che successo è una scelta, era tutto propedeutico. Serracchiani. Finalizzata ad avere i risultati, 27% Deborah Serracchiani, 17% Matteo Renzi. 12% per Luigi Bersani, poi chi c'è? 8% Massimo D'Alema, 8% Dario Franceschini, Veltroni buon ultimo con un 2%, no, Rutelli, peggio di Veltroni solo Rutelli con un 1%. Tenendo presente che però diciamo che chi usa questi strumenti è più sensibile ad alcuni nomi piuttosto che ad altri. Alle dinamiche giovanili della giovane, perché capito, perché noi giovani. Deborah Serracchiani e Matteo Renzi, a sto punto certo. Sorprende il 2% dei Veltroni. Che è tanto, dici. è molto. Non è molto. Consiglio del Prodi c'ha il 3%, abbiamo votato noi, cioè, se non lo votavamo stava al 2 per lui. Ignazio Marino 4%, Bersani 12%, Enrico Letta 5%, Enrico Letta ha dei giovani. Chiamparino 7%, vedi? Vabbè,
sono giochi così come altri, insomma, che si fanno in questi, di questi tempi. Rutelli per una settimana era allo 0%, poi qualcuno della sua famiglia si è accorto di questa cosa. Alessandro somiglia a Fabio di Fabio e Mingo di Striscia. Non so, non le ho viste. Non credo manco che sia una bella cosa, te lo dico. Però di contro, la Reina dice, vedi, dice, gli ormoni c'è la Zoro, non per dire, ma Alessandro lo leggo da almeno 3 anni. Hai visto? Tiè, roba che manco i parenti più stretti, infatti, che leggono. Non credo che sia parente, poi, alla fine. Infatti la Reina Troci, magari. Bene, allora io direi di ringraziare Alessandro per la lunga, piacevole e interessante chiacchierata su donnine, presidenti, congressi e quant'altro. E ci siamo fatti raccontare un po' di Gino Flaminio, un po' di Patrizia. E quando è la prossima scossa? Quando c'è più, perché è stata in pista, voi la sapete, cioè noi siamo l'altro giorno a sperare che arriva qualcosa. Anche dove a D'Alema. A D'Alema. Ma qui adesso c'è, cioè, per no, questa partita adesso tocca alle pubbliche. Adesso magari qualche altro quotidiano, un giornale. Tipo La Stampa all'improvviso. La Stampa è stata un po' schiccia, un po'. No. Che è, chiedo, non mi fare parlare degli altri quotidiani. No, vabbè, sono sì, cose che succedono, poi si sa che Corriere Repubblica su queste cose sono più forti tendenzialmente. Eh certo, quindi. Certo. Quindi aspettando il prossimo colpo, che sarà di Repubblica, Espresso, Corriere della Sera, non lo so, se la giocano sempre loro, noi vi diamo appuntamento a probabilmente martedì, ma è tutto da confermare, ovviamente come al solito sarete informati solo all'ultimo minuto, però insomma abbiate fede e fiducia, insomma, nelle nostre possibilità di sopravvivenza e di proporvi ogni settimana degli ospiti e degli argomenti molto d'attualità. Come vedete, oggi stavamo in trincea, adesso il principale partito d'opposizione è diventato Corriere della Sera e noi abbiamo invitato un esponente a Corriere della Sera, quindi insomma non è che stiamo così a pettinare il bamboli. E quindi appuntamento a martedì, ringrazio tutti e 300 quanti siete stati, comunque tanti e numerosi pure oggi, e andate a votare se dovete votare, se non volete votare, ci vale. Andate a votare al referendum. Io sarei per quella cosa proprio di autolesionismo totale, per cui la terza scheda. No, per cui vado a votare no, cioè quelli, capito, che votano no, però fanno, si danno una martellata perché aumentano le possibilità di quorum. Sì. Però sai, quelle proprio che. Però ancora non abbiamo preso una decisione definitiva. No, però probabilmente penso a farò questo. Non me la sento ora sì. Mi sembra. No. Vabbè, ci stiamo intristendo. Ci siamo intristiti su sto referendum, mi sei incupita una sera. E va bene, va bene. E niente, ecco, vi salutiamo. E ringraziamo Marilena, Gabriella, anche Massimo Rossi, che chiameremo la prossima settimana. Questa cosa di Ascoli ne riparleremo. È inutile che voi dite, beh, Ascoli, ne parleremo di Ascoli a lungo, magari anche ospitando Massimo Rossi qua, così facciamo prima. E che ci mandi un po' di ucraini, ci sta, che si può fare? Come si può chiudere? La nostra sigla classica. Ti mandiamo la votazione. Ce l'hai? La metti? E poi come si stacca? Stacca anche qua, Ok. Ok. Ci siamo visti. Okay. Ciao a tutti.